Tomovic scambia con Romulo. La Roma aspetta l'avversario. Savic in profondità per lo scatto di Jovetic, il colpo di testa di Marquinhos, poi il controllo di Romulo ancora verso Jovetic e sembrava in posizione di fuorigioco. L'arbitro dice che si può proseguire l'uscita di Goicoechea. Protestano i difensori della Roma, ma l'assistente era lì allineato, ha lasciato proseguire, poi c'è un giocatore della Roma a terra. In pratica si è scontrato con il proprio portiere, il difensore della Roma, quindi è strano completamente ai fatti Ljajic, che era in aria ad aspettare il cross. Aveva visto bene l'assistente dell'arbitro perché Jovetic si trovava in posizione assolutamente regolare. Borja Valero restituisce correttamente il pallone a Goicoechea, lo aveva messo fuori per consentire i soccorsi al proprio compagno. Florenzi si è dissetato e Zeman ne ha approfittato per dirgli che da lui attende il taglio centrale per cercare di non dare punti di riferimento ad una difesa giudicata stanca. È stanco però è anche Florenzi, un altro che ha corso tantissimo, lui di solito regge un'ora e qualche minuto, questa volta invece chiamato agli straordinari con i tempi supplementari. Il rilancio di Goicoechea, poi Aquilani va in anticipo, il movimento di Cuadrado in profondità, l'apertura è sulla sinistra dove c'è Pascual, pallone lasciato a Jovetic, uno contro uno con Bradley, va a terra Jovetic, guadagna questo calcio di punizione. Aspetta Jovetic a battere, vuole che salgano i difensori centrali Savic, Rodriguez, anche Tomovic, che era stato pericolosissimo con un colpo di testa nel finale del secondo tempo, colpo di testa intercettato proprio da Rodriguez a pochi passi da Goicoechea. Sesto minuto nel corso del primo tempo supplementare, punteggio ancora di 0-0 tra Fiorentina e Roma. C'è Ljajic sul pallone, il tocco corto per Jovetic che carica il destro, la battuta deviata, pallone termina in rimessa laterale, la deviazione è stata di Mattia Destro. Va indietro Romulo, poi Cuadrado, il retropassaggio per Neto, in pressing solitario Mattia Destro, pallone che arriva dalle parti di Dodò, il controllo del brasiliano, si allunga troppo il pallone, vince il contrasto con Aquilani, poi De Rossi, bene per Bradley, chiama palla a destro che era libero. Bradley preferisce la soluzione sulla destra, lo scambio con Taddei, poi Pjanic, ancora Bradley. Di nuovo in mezzo per lo scatto di Pjanic, va sul fondo, tagliato in mezzo, il gol di Mattia Destro. Si sblocca Mattia Destro al settimo minuto del primo tempo supplementare. Roma in vantaggio, ha segnato Mattia Destro. Ottima l'azione della squadra giallorossa, ottima l'assistenza di Pjanic, da due passi non sbaglia Mattia Destro che poi va dalla panchina a raccogliere il meritato abbraccio. In pratica soltanto Zeman è rimasto imperturbabile nell'area tecnica, per il resto è andato a prendersi gli abbracci che stanno di liberazione per lui, Mattia Destro e De Rossi, quando si è avvicinato De Marco per evitare che si perdesse troppo tempo, ha spiegato al quarto uomo che in questo abbraccio c'era molto più che il festeggiamento di un gol. Proprio così Fabrizio, perché Destro veramente supera un momento di estrema difficoltà, soprattutto sul piano realizzativo, tanta volontà da parte di questo ragazzo che ha doti notevolissime, ma anche tanta sfortuna, ha sbagliato diversi gol contro il Napoli, contro il Catania, ora arriva il riscatto mettendo dentro da pochi passi, quel che più conta naturalmente per la Roma è che sia riuscito a realizzare questo gol, gol dell'1-0 in casa della Fiorentina. Tempi supplementari davvero da vivere, interessantissimi, allo stadio Artemio Franchi con la reazione immediata della formazione viola, l'apertura di Aquilani per Savic, poi Cuadrado viene subito attaccato da Dodò, la finta di Cuadrado, il contrasto, ancora Cuadrado all'interno dell'area di rigore, prova con un pallonetto a mettere in movimento Jovetic, esce e blocca Goicoechea, attacca la Fiorentina, apertura per Cuadrado, va in sovrapposizione proprio Romulo, Cuadrado per vie centrali, lo scambio con Jovetic che è diventato capitano con l'uscita dal campo di Pascual, Jovetic, pallone che termina sul fondo. L'impressione è che la Fiorentina ha perso Toni, non aveva più un punto di riferimento offensivo, per cui si affida davvero alle iniziative personali. E Jovetic è stanchissimo, non è in grandissima condizione dopo l'infortunio subito
con la Lazio, non riesce a trovare il gol a Firenze. Insomma, non sembra davvero che per la Fiorentina sia facile poter sorprendere Goicoechea. Va a terra destro, calcio di punizione che viene fischiato in favore della Roma. Bradley aspetta l'arrivo di un compagno che batta questo calcio di punizione. Toccherà probabilmente a Taxidis, che con calma scambia proprio con Bradley. Taddei, di nuovo Bradley, c'è un po' di spazio ora per l'americano, in mezzo verso destro, al limite dell'area, prova a girarsi destro. Taxidis cerca un dribbling ai danni di Borja Valero, non gli riesce, poi mette giù proprio Borja Valero, arriva il calcio di punizione per la Fiorentina, subito battuto. Jovetic sembra un vero trascinatore, sbaglia però la misura del passaggio, dà l'opportunità alla Roma di ripartire con destro, colpito da Rodriguez, va a terra destro. Protestano i giocatori della Roma nei confronti dell'arbitro per l'intervento di Rodriguez ai danni di destro, che rimane a terra. Ora va Neto a sincerarsi delle condizioni del giocatore della Roma. La Fiorentina continua a giocare, lo fa con Jama. Neto intanto l'abbiamo visto inquadrato, prova a rialzare destro che però rimane a terra e poi mette fuori il pallone Taxidis. Viene chiesto l'intervento della Barella addirittura da parte di Rizzoli per soccorrere il giocatore della Roma. Protesta Marquinhos, prova a spiegarsi Rodriguez, intanto c'è Savic vicino a destra, rivediamo quello che è successo prima. Eccolo lì, abbiamo visto il colpo di Rodriguez ai danni di destro, lo possiamo riapprezzare da questa inquadratura, non da questa perché l'immagine va via. Eccolo lì, il calcetto di Rodriguez che poi guarda in cagnesco destro. Sicuramente l'arbitro fa segno che recupererà. Mancano 30 secondi allo scadere del quindicesimo minuto del secondo tempo supplementare, poi ci saranno altri 3 minuti di recupero. Romulo, il lancio che va a cercare Borja Valero, commette fallo ai danni di Florenzi che ha le prese anche con i crampi. Florenzi si rialza subito, rivediamo. Calcio di punizione per la Roma. Scade in questo momento il quindicesimo del secondo tempo, aspettiamo la segnalazione del recupero da parte del quarto uomo De Marco. Come ci aveva anticipato Failla, 3 minuti di recupero, si giocherà dunque fino al diciottesimo. Il rilancio di Goicoechea, la sponda di Rodriguez per Tomovic, poi Savic. Scambio ancora con Tomovic. Viene affrontato da Bradley, di nuovo Ljajic, Bradley, le finte, pallone centrale verso Aquilani, si prepara al tiro, la conclusione viene respinta, il pallone che arriva dalle parti di Borja Valero, affrontato ora da Dodò, ancora Borja Valero, il cross, è bravo Dodò a impedire a Cuadrado di effettuare questo cross verso il centro, poi le proteste, di nuovo tanto nervosismo, Cuadrado furibondo, con ogni probabilità, Cuadrado che ha già preso un cartellino giallo, verrà espulso. L'arbitro Rizzoli chiama a sé i giocatori, in particolare Cuadrado e Dodò, no, risparmia il cartellino l'arbitro, no, questa è l'impressione, perché aveva messo le mani al taschino come dando l'impressione di voler espellere il giocatore, invece dà l'impressione l'arbitro. Sì, credo che abbia applicato la norma del buon senso per evitare di espulsi tutti e due proprio direttamente. Sì. Quindi non c'è il secondo giallo. Io immaginavo un secondo giallo per Cuadrado, perché proprio la sensazione era stata, appena Rizzoli si era avvicinato ai giocatori, di voler estrarre un cartellino. Io immaginavo una doppia ammonizione per Cuadrado e per Dodò. Per Cuadrado già ammonito sarebbe stato il secondo giallo e dunque l'espulsione. Invece Rizzoli ha deciso, per una scelta drastica, espulsi sia Cuadrado che Dodò. A questo punto la Roma chiude in 9, la Fiorentina in 10. Continuano a bisticciare i due all'uscita dal campo, devono intervenire gli steward, uno addirittura cade a terra.
per evitare un contatto stanno pericoloso. Stanno uscendo anche i calciatori dal campo. Io provo ad andarmi ad avvicinare per cercare di capire cosa mai stia accadendo, perché è una situazione paradossale. Allora, se riusciamo a inquadrare, ecco qui quello è che un sta tutto, succedendo. Tutti contro tutti, attenzione, attenzione! Sta succedendo qualche cosa che è davvero vergognoso. Alberto, ti assicuro, è davvero vergognoso. Dovrebbero dare l'esempio i calciatori. Parliamo tanto di violenza sugli spalti, tante parole vengono espresse, forum e quant'altro, e poi questo è uno spettacolo vergognoso. Si cerca in qualche modo di riportare la calma lì nei pressi del tunnel da quale devono uscire appunto i giocatori. Mai visto in vita mia una cosa del genere. I calciatori che dal campo devono scendere negli spogliatoi per evitare che si diano botte due atleti. Questo è quanto successo precedentemente. È stata giusta la decisione di Rizzoli, perché noi da lontano avevamo immaginato un doppio giallo, ma invece questo scambio ripetuto tra Dodò e Cuadrado giustamente è stato sanzionato con un doppio cartellino rosso. Poi le scintille che ci sono state tra gli stessi giocatori all'uscita. Non chiamarle scintille, campo. Non chiamarle scintille, chiamiamole come è giusto che ci sia il termine, violenza pura. Destro, viene messo giù, intervento di Romulo. La rimessa laterale in favore della Roma. Intanto qui probabilmente il recupero proseguirà oltre tre minuti, anzi siamo già al 19° minuto. Fabrizio Failla, ci sono indicazioni in questo senso? No, nessuna. Io mi sto avvicinando nella zona in cui effettueremo poi le interviste con Montella e con Zeman. La zona calda di quello che state fatto. Destro, la rimessa laterale di Romulo, poi lo scambio è con Tomovic, una delle ultime opportunità per la Fiorentina, che porta palla con Tomovic, l'apertura sulla sinistra dove c'è Jama, il pallone che si alza a campanile, finisce qui, la Roma batte la Fiorentina per 1-0 grazie al gol realizzato al 7° minuto del primo tempo supplementare da Mattia Destro, si qualifica per le semifinali dove affronterà la prossima settimana l'Inter. A questo punto possiamo anche definire il calendario, perché il martedì ci sarà la partita tra Juventus e Lazio e poi il mercoledì il confronto tra Roma e Inter.